Egitto, così Ben vedrà che i cammelli esistono. No, andiamo così Gwen vedrà che non esistono. Ragazzi, stiamo andando in Egitto. Sul serio? Pensavo che stessimo volando a vuoto. Può sembrare così, è un viaggio lungo, ma per nostra fortuna oggi il cielo è limpido e il tempo è... sereno. Strano, è cambiato all'improvviso. Niente che Cottero McCottero non possa gestire. Chi? L'ha scelto Ben, lo sto provando. Beh, sempre meglio di Chloe. Adesso siamo a posto? Siamo andati offline! I motori si sono spenti e riaccesi. Ma bravo, Cottero McCottero! Che c'è? Suona bene. Entriamo in modalità riserva, usiamo l'essenziale. Almeno ci resta il wifi. Scusa, Ben, non è essenziale. Oh, ma dai! Oh. Ci restano i libri! Qui c'è un capitolo sui cammelli! Ah, sarà ancora più noioso! Ben, Cotti perde potenza. Vola fuori a dare un'occhiata ai motori. Scusa, l'hai sentito? Non ho tempo di pensare agli animali immaginari. Da quassù, Cotti sembra a posto. Ok, ne ho abbastanza. Ehi, Ben, quello che c'è fuori è meglio che resti fuori. Sai chi berrebbe quest'acqua? Un cammello! Beve più di 100 litri alla volta. Occhio, ragazzi, ora si fa dura. Reggetevi forte, sta arrivando! Ok, penso che il peggio sia passato, per adesso. È troppo strano, sembra che ci stia inseguendo! Ma certo, i cammelli non esistono, però i temporali inseguono le persone. C'è qualcosa che non va e non mi piace per niente. Ah, non essere nervoso, vedilo come un viaggio movimentato sulla vecchia carretta. Possiamo giocare a un gioco. Che ne pensi di Indovina l'auto? Il gioco delle targhe? Conta le mucche? Conta i semafori? Vedo? Solo se la smette con questi cammelli. Io aspetto che accetti la realtà. Ah, va bene, facciamo un gioco. Vedo, col mio occhietto, una cosa che comincia con la P. Persone? Ah, ok, qualcosa che inizia con la N. Nebbia. Non vedo più niente. Ben, adesso tocca a te. Ah, ce l'abbiamo un panno? Ah, perché? Perché... Chi? Come? A meno che... Sì, ho capito, sei stata tu! Vuoi farmi paura, Gwen? Solo perché non credo ai mostri con le gobbe che sputano alla gente? Loro non sputano. Eh? Espellono l'acido. Quello è l'acido della digestione. È una cosa disgustosa. Adesso va via. Ok. Scusami, preferisco fissare uno schermo bianco che ascoltare le tue scempiaggini. Come vuoi. Gwen, so che vuoi raccontarmi altre cose sui cammelli, ma l'animale di cui parli è la capra, una specie di mostro capra. Hai avuto brutte esperienze con le capre? Beh, non mi interessa. Oh! Ben, tutto a posto? Sei strano, come un cammello dopo 17 giorni nel deserto. Viaggiano così tanto senza acqua. Acqua, certo, serve acqua. Mia cara famiglia, vado a sciacquarmi il viso con l'acqua. Non chiedete, io vado, ciao! Questa storia dei cammelli l'ha stressata. Sta benone. Sta benoni. Quelli sembrano occhi. Era solo la lumaca del nonno.